siamo giunti alla sesta edizione della festa di Braida Croce, la festa di San Rocco, con tutto il ricavato che noi recuperiamo in queste manifestazioni. Lo scopo, come tutti ben sanno, da Siena a questa parte, che lo dedichiamo alla chiesa di San Rocco, in cui stiamo ristrutturando e stiamo partecipando a un bando della Fondazione CRT, che è uscito, che terminerà a fine giugno. Quindi stiamo cercando di dare un senso ben definito alla nostra chiesetta. Dopo la ristrutturazione del tetto e la messa in sicurezza, le panche e tutto il resto, quindi dobbiamo fare la facciata e il campanile, che è un campanile triangolare. Quindi siamo qua anche quest'anno nuovamente. Abbiamo fatto due giornate e sono un po' provato, perché comunque sono state due giornate intense. Ringrazio veramente tutti i visitatori, tutti quelli che sono venuti e hanno partecipato a questa iniziativa che noi da Siena stiamo facendo. Ti ringrazio di cuore tutti quelli delle Maglie Verdi, perché è facile dire, ringraziare e fare i complimenti al Presidente, ma se veramente questa cosa funziona, questa manifestazione ormai è diventata il fiore all'occhiello di Valperga, è perché veramente le Maglie Verdi sono in tante, si danno da fare, e quindi non è solo esclusivamente merito mio, ma è merito di un gruppo veramente rodato in questi anni. E vedo che si è ringiovanito con tutti i ragazzini che ci stanno dando una mano, quindi è una cosa molto molto piacevole. Sono soddisfatto perché abbiamo finalmente la nostra chiesetta, dove possiamo andare a ricordare i nostri cari. Quindi di conseguenza voglio veramente ringraziare di cuore tutti. Oggi, come ben sapete, è la quinta edizione della Strabraida Croce, è una corsa non competitiva in cui è aperta a tutti, anche ai quattro zampi. Quindi è dedicata alla nostra carissima amica Rosella Agostino, che purtroppo non è più con noi, ma è sempre presente comunque nei nostri cuori. Quindi siamo ben contenti di partecipare. Quest'anno ho deciso di partecipare anch'io. Spero che di riuscire ad arrivare al termine per essere di nuovo qua presente il prossimo anno. Grazie a tutti. Come ha detto il nostro presidente Walter Sandretto, stiamo per partire alla quinta edizione della Strada della Croce Memoria Rosella Agostino. Come però voglio anche ricordare il secondo memorial di torneo di Pinacola, che si è svolto ieri pomeriggio in memoria di Cortese Giuseppe e Caresio Fiorella, con un ottimo successo. Volevo ricordare comunque che il 16 di agosto ci sarà la solenne messa dedicata al nostro santo protettore San Rocco, celebrata nella chiesetta di San Rocco in via Martiri a Valperga. Quindi anche lì è un buon appuntamento che spero che saremo numerosi. E veramente volevo ringraziare, per quanto riguarda questa sesta edizione, veramente, a parte quelli che ho ringraziato prima, ma anche l'amministrazione comunale che ci è stata vicina in questi giorni. Ringraziare la Croce Bianca, ringraziare la Protezione Civile di Valperga, la Protezione Civile di Salassa e San Ponso, perché comunque tutte le sere loro sono stati qua presenti. Quindi buon divertimento a tutti, e vi aspetto sicuramente numerosi anche il prossimo anno. Basta arrivare.